Sindaco, buongiorno. È il giorno del sorteggio degli scrutatori. È bello vedere tanta gente. È bello vivere questi momenti di partecipazione, devo dire che sono momenti importanti e solenni per quanto riguarda il comune di Bisceglie, perché sono i momenti in cui c'è il coinvolgimento della città, come è avvenuto per il referendum popolare sulla stessa provincia che presto diventerà attuale con un nuovo governo che magari ritornerà a bomba sulla questione della soppressione della riforma delle province. Beh, è bello vedere che anche in questa circostanza oggi grande partecipazione popolare, tutti i cittadini incuriositi, anche controllori, sono venuti a controllare come si svolgono le operazioni di scelta degli scrutatori. C'è una doppia logica rispetto a questa curiosità dei cittadini, un po' perché tutti cercano di entrare tra quelli che vengono designati e questo lo fanno perché è prevista anche un'indennità per lo scrutatore che paga lo Stato italiano per le elezioni politiche che stiamo per affrontare, un po' anche per controllare che cosa succede nel comune di Bisceglie, come vengono fatte le scelte. Tengo a precisare, a rimarcare che non è una cosa di poco conto, da quando sono sindaco, dal 2006, Bisceglie ha optato per il sistema, il regime del sorteggio, cioè il sindaco ha rinunciato a scegliersi le 100 persone che fanno gli scrutatori, che è un potere che al sindaco e la legge lo prevede, per scegliere un meccanismo di designazione che è quello del sorteggio, molto democratico, affidato, si sa. Bene, la fortuna fa le sue scelte qualche volta senza un criterio logico, ma che comunque garantisce la pari dignità di tutti i cittadini. Quindi trasparenza e soprattutto gestione di risorse pubbliche che vengono delegate ai comuni dallo Stato per elezioni politiche secondo un metodo assolutamente legale, trasparente e devo dire assolutamente democratico, come piace a me. E quindi oggi sono contento di poter dire che i cittadini, quelli designati e quelli non designati, sono andati via soddisfatti perché il sindaco, che è il massimo garante dell'imparzialità dell'azione amministrativa, ha fatto vedere loro come si scelgono delle persone e come i soldi pubblici vengono gestiti, cioè in funzione dei cittadini, per i cittadini e non per esercitare atti di mero clientelismo politico, di assistenzialismo e qualche volta anche di ricatto, di condizionamento elettorale. Da quando c'è libertà e democrazia a Bisceglie, le cose vanno meglio e il progresso della città è sotto gli occhi di tutti. Grazie, Sindaco.